Nel cuore del centro storico di Casamicciola Terme, caratteristica storica cittadina termale dell'isola d'Ischia, lungo il corso principale che porta dritto dritto a Piazza Marina, c'è una graziosa agorà, detta Piazzetta Parodi, che introduce ai vicoli dei rioni popolosi e popolari dove un tempo era collocato il vecchio municipio casamicciolese. L'esposizione di quadri e di prodotti locali rendono questo piccolo slargo grazioso e originale e per questo rappresenta un'interessante attrattiva per le migliaia e migliaia di turisti che quotidianamente raggiungono Piazza Marina. A stridere con tanta originalità paesana c'è il totale abbandono in cui la piazza viene tenuta dall'amministrazione comunale a causa dell'assoluta mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria. Fa davvero impressione vedere come in pochi anni siano letteralmente andati distrutti l'arredo e la pavimentazione di questa piazzetta nata come area pedonale ma praticamente ridotta a parcheggio di auto negli ultimi anni. I basoli spaccati e divelti e in cui i pedoni possono facilmente inciampare, oltre alla mancanza di manutenzione, dimostrano la superficialità con cui sono stati eseguiti i lavori pochi anni fa. Alcune panchine che arredavano la piazzetta sono andate distrutte e mai sostituite, mentre le poche sopravvissute ad anni di incuria sono rotte e pericolose per gli anziani che le utilizzano. Ma qui a far brutta mostra di sé e a dare il senso di un assurdo degrado sociale ci sono anche i cestini per il conferimento dei rifiuti mezzi divelti. E che dire dei lampioni della pubblica illuminazione presenti che oltre a mancare di lampadine e portalampadi in alcuni casi sono persino a rischio crollo? E proprio alla mia sinistra potete vedere uno dei pali a rischio crollo che non vengono riparati e che da un momento all'altro possono cadere sulla testa di un passante, residente o turista che sia. Ma com'è possibile che un'amministrazione comunale di una cittadina turistica come Casamicciola possa prendersi il lusso di tenere in uno stato di pietoso abbandono e pericolo una piazzetta così centrale e quotidianamente frequentata da migliaia di turisti, residenti e dai bambini della zona? Possibile che da mesi non ci sia stato un solo amministratore della compagine del dottor Vincenzo D'Ambrosio che si sia indignato e abbia preteso la messa in sicurezza di Piazzetta Parodi? La situazione di degrado e di pericolo presente nella Piazzetta Parodi qui a Casamicciola è veramente vergognosa, assurda e intollerabile. Urge un intervento urgente dell'amministrazione guidata dal sindaco Vincenzo D'Ambrosio per metterla in sicurezza e renderla più carina.